Tra gli animali che vengono portati nel nostro CRAS, tanti sono degli scoiattoli. Gli scoiattoli arrivano al CRAS perché purtroppo vengono trovati senza mamma, magari dopo temporali o appunto caduti dal nido, e quando si valuta che non è possibile il ricongiungimento con la madre, vengono affidati a una balia che li accudisce e li nutre. Lei è Betty, è arrivata al nostro CRAS del nord perché era piccolissima. La nostra baia l'ha allattata con un biberon speciale. Questo latte l'abbiamo fatto arrivare apposta dagli Stati Uniti. Ho iniziato allattando gattini, poi ho fatto anche i selvatici, che mi affascinano tantissimo. Le cose importanti sono il calore, nutrirli ogni 3 ore anche di notte, controllare che appunto vada tutto bene, essere sempre pronti a intervenire, ecco. E poi si procede allo svezzamento, poi si mettono in gabbia pre-rilascio e per la liberazione, questo vale per gli scoiattoli rossi. In Italia purtroppo lo scoiattolo grigio, o come detto canadese, è perseguitato perché non è autoctono. Non è giusta questa cosa, perché l'uomo l'ha portato qui e adesso lo vuole uccidere. Ma noi, nel nostro CRAS Terra del Nord, li aiutiamo tutti. Ci piacciono sia grigi che rossi, perché non è il colore che deve cambiare i diritti. Non si possono liberare, ma vivranno sempre al nostro CRAS. Allora, queste qui sono delle apposite mangiatoie per gli scoiattoli. Loro sono, essendo molto intelligenti, sono in grado di aprire e prendere i semi che mettiamo all'interno. Queste sono studiate per far arrivare altri animali, perché gli altri animali non sono in grado di aprirle e di mangiare. Questa è una classica casetta per scoiattoli, possiede 3 buchi, 2 laterali e 1 inferiore, per facilitare l'entrata e l'uscita dello scoiattolo. Il mio compito qui al CRAS è di assicurarmi che ogni esemplare stia bene, rifornire le mangiatoie, sistemare le gabbie, sistemare le cucce, sistemare le casette, in questo caso per gli scoiattoli. Ora Betty ha l'età giusta e quindi potrà essere liberata in questa grande gabbia e mangiare da sola. Sei pronta Betty? Ora ti metteremo in questa gabbia più grande, vai! Aiutare gli animali selvatici è una missione incredibile, anche per noi bambini. Fate come me, difendete gli animali selvatici.